la teoria dei non finiti e dei segreti non dimostrati. Ci perderemo per poi ritrovarci, perché il valore viene solo dopo essersi sbagliati. In un insieme di tutti quei latenti tormenti, mai esplicati e resi comuni, dei tanti turbamenti insiti di un inesatto che vige da padrone, ad un occhio che da un tal tempo poco sfugge, così che il non veder come la torma talina in un flacone che col tempo non si distrugge. Nella storia di un tiro mancato ed un secondogenito di rado considerato, vissuto nel complesso d'essere quello sbagliato e dal coetaneo spesso tampinato. Egli credeva nel 13 e tanto anche gli amici, così che al tramonto della giovane illusione un maniaco del controllo cerebrale su ogni stanza lo rapisce, richiudendolo così solo in una stanza, fuori dal mondo. Egli fu un ossessionato, giovane scrittore d'opere incompiute. Suppose che solo per oggi è buono il gelato, perché era spesso lì a ripeterselo in macchina viaggiando, crescendo pavido e insicuro, convinto di una colpa che in fondo nessuno ha. Ma è solo che il timore di una sofferenza sfocia poi nell'inconfutabile, in un relativismo, nel perfezionismo ragionato e pedante, da divenire poi nevrosi, mentre tutte le cose corron via velocemente, un po' da assopito. E sentirsi come una massaia rinchiusa in quattro mura insieme a quella tanta amata musica non è sempre un'istanza un po' piacevole. Mentre la saggezza se ti invecchia e non ti fa vivere meglio, e mentre impari a non attendere domani, famelico di notti novità, e con lo scopo di eludere il passare dei giorni, cercando di ristabilire l'armonia. L'armonia. Riposa un po' un secondo, riposa un po' un momento, rifiata dalla storia che ti narra un testamento. Testamento. Ehi, ciao Marianne. Sai, c'è chi ci crede per davvero nelle capacità preveggenti della mente. È in questo frenetico girar senza senso, in quei varchi che forse un uomo crede, è in quell'amico che sa farti sentire fin quando vuole, quello speciale, da illuderti che sarà così, anche quando è alta la marea. E io sono qui a chiedermi: puoi mai dire ad un bambino, stai attento che a vivere si può morire? Puoi mai comprendere, mentre sei con la testa sulla sabbia, che in fondo poi è lo stesso e che non serve, sai, a mentire? E mentre il padre non fa altro che chiedere al figlio cosa gli stesse mai accadendo, sai che in realtà nessuno è padrone di nessuno e nessuno può mai comprendere ciò che c'è dentro. Sì, né austera parola, né epopea di libri riescono a dimostrare ciò che vedi dentro testa, ciò che ogni giorno ti frusta. A dirla tutta, è solo che da un tempo in poi comincia tutto ad andare un po' più stretto e sentirsi forse troppo piccoli o troppo grandi per essere là dove si è e rimanere in questa inettitudine col magone in petto. Capir che forse è troppo facile limitarsi alla predica e che d'altronde di nulla ci sia in fondo poi così consapevole, stando ai valori e convenzioni, fermi ad una terra sferica. Riposa un po' un secondo, riposa un po' un momento, rifiata dalla storia che è da narrarti un testamento. E pullula spesso una domanda: quanto si è disposti a morire pur di vivere?
4. Marcato il D dell'Odice. Nei continui dubbi risolti alla finestra. A me resta solo dir che certezze non posso regalare, non essendo all'altezza di pervenire all'esatto senso di ogni mia più latente azione. Di questo mio perpetuo vagar, che forse sol dopo ne saprò qualcosa in più tutta l'argomento. Già sapete, un po' mi dissesta, ma in confronto al firmamento assille qual peso di una nefanda parola ed un 24° testamento, in cui un po' tanto, un po' niente, e a voi riassunto.